Ciao ragazzi e benvenuti dal vostro Lefari. Oggi siamo qui in live su Twitch per giocare alla nuova espansione standalone di Serious Sam 4, Serious Sam Siberian Mayhem. È un gioco che ha il costo bene o male di 20 euro più o meno. Sicuramente non me l'aspetto longeva esattamente come Serious Sam 4, ma la metà forse anche un po' meno. Detto questo, vediamo di scoprirlo assieme. Lo stiamo giocando a impostazioni grafiche a metà barra tre quarti, perché ho semplicemente voluto dare la priorità al framerate in questo gioco, che il framerate è essenziale ovviamente. Per cui vediamo un attimo di andare avanti. Allora, giocatore singolo, Caos Siberiano, lo giochiamo ovviamente a difficoltà normale, per il semplice motivo che c'è anche la difficoltà folle, credo, anzi no, serio addirittura, ma presumo sia davvero davvero estremo come cosa. Già la campagna del gioco normale, difficoltà normale, mi ha messo spesso e volentieri alla prova, non voglio neanche immaginare su questo. Allora, normale e va bene così. Odore di petrolio. Allora, mi piacciono gli incontri ravvicinati, soprattutto dell'ultimo tipo, però finisce sempre che mi ritrovo a pulirmi del sangue alieno della maglietta. Serious Sam, scorro le citazioni. Va bene, dai, lo stiamo giocando per fortuna su SSD e nonostante ciò è comunque piuttosto lento il caricamento, per cui speriamo bene. Allora, in chat mi chiedono: è a pagamento, giusto? Sì, sì, il costo è di 20 euro. C'è anche su Xbox One, penso di sì, penso di sì. Dovrebbe essere disponibile anche lì, anche se in realtà Serious Sam 4 mi sembra che sia uscito un po' dopo su console rispetto alla versione PC, per cui non lo so onestamente. Alza la telecamera su, perché? Quale telecamera? Cioè, la webcam o cosa? Vabbè, dai, va bene così per il momento. Vediamo un attimo, continua. Se serve la spostiamo ovviamente, non vi preoccupate. 4 ore oggi, vediamo bene, speriamo bene. Graficamente è sempre sempre bello, eh. Poi per carità, da medio alto a ultra cambia relativamente poco. Now I just gotta find this Tunguska place and keep General Brand from handing over the Holy Grail. Should be fun. C'è freddo, Sirius, eh? C'è freddo, Sam, sì. Allora, ok. Vediamo un attimo. Perfetto. Devo un attimo ripigliarmi un po' con i comandi, perché è da un po' di tempo che non gioca Serious Sam, eh. Finito quello, dopo mi sono anche fermato in realtà. Cosa abbiamo qua? Così come fluidità direi che va bene. Partiamo male, eh. Avevo già 75 di vita prima all'inizio, ma speriamo bene, dai. La pistolina è un po' inutile per il momento. Allora, vediamo un attimo. Ehi, ok. Allora, per ovvi motivi, ragazzi, non c'è bisogno che vi dica che quando sto sparando di qua di là a destra manca, faccio fatica a seguire la chat. Ecco, nei momenti di pausa e di esplorazione che non ci sono, ovviamente leggo volentieri. Tutto il resto mettiamo un attimo in stallo, eh. Allora, anche perché qua i nemici sicuramente non mancheranno, esattamente come nei capitoli precedenti. Questo qua ad esempio non me lo ricordo, credo sia nuovo. Siete cani o rane? Decidetevi. No, effettivamente non c'erano una volta questi qua. E sono bastardi perché... No, mi hanno preso? Ma che cazzo hai fatto? Sono un super cecchino te. Maledetto infamone. Ok, trovo modo per raggiungere la terraferma. Ma io vorrei tipo un'arma un po' più decente. Forse qua c'è il pompa, ottimo. E anche una corazza. Oh, adesso si ragiona. Se ne deve uscire un altro, ma sicuramente andranno avanti ancora. Crow Team è famoso per esclusivamente Serious Sam, per cui non credo che si fermino. Non credo che vada tutto in pensione, no? Ha venduto bene, volevo dire, il quarto capitolo, per cui non vedo perché fermarsi, insomma. Allora, 20 colpi. Ok. Qua funziona tutto benissimo.
Cosa abbiamo qui? Salute 25. Cartucce. Ciao Valf, ciao Valerio, ciao ciao. Ciao Vasco, buon pranzo. Muoviti verso la piattaforma terrestre. Ok. Allora, i sub si leggono, ok. Si vede tutto, va benissimo così, direi. E qua siamo già. Porca puttana. Siamo già messi da merda qua, eh. Va bene, dai. Questi qua poi che cazzo di portata hanno? Allora io direi di fare fuori prima quello lì che con il laser ci becca dappertutto. E vaffanculo. Ho idea che qua morirò un sacco di volte. Porca miseria. Porca miseria. Ok. Ciao Giacomo, ciao, ciao, come stai? È solo per PC ora per questo gioco. Ah sì sì, esattamente. È proprio quello che ho detto prima. È solo che Paolo si dimentica sempre di mettere i punti di domanda. E quindi prima ha scritto c'è anche su Xbox One. E io ho detto guarda, non ne sono sicuro. Per il semplice motivo che anche l'originale era uscito un poco dopo. Il punto di domanda non esiste per Paolo, per cui delle volte si capisce male quello che scrive, ecco. Allora, vediamo un attimo. Io pensavo che fosse sicuro che ci fosse, ma a quanto pare non è così. Nuovo obiettivo secondario, controlla la seconda piattaforma petrolifera. E allora andiamo di là e dopodiché andiamo lì sopra. Tutto bene, grazie, tutto bene. Giacomo, ti volevo chiedere, oltre a Fortnite, ipoteticamente, a cosa giochi? Non so se te l'ho già chiesto ieri, nel caso che fai finta di nulla, insomma. Tipo, spara tutti in prima persona come questo, li conosci? Allora, vediamo un attimo. Ce n'è di gente, sì? Strano. Ok. Toro. Porca tua sorella, stai buono, cazzo. Allora, c'è qualcun altro? Ah, ce n'è uno là, ok. Vediamo se l'albero è un nostro amico. Facciamo anche le secondarie, sì, eh. Sono belle anche quelle, cavolo. Allora, 15 mesi ci hanno messo per fare il porting. Porca miseria, però mi ricordavo un po' meno, se devo essere sincero. Un po' meno. Entra nella cabina di comando. Vabbè, sicuramente andrà così anche qua, eh. Andrà così anche qua. Vedono come viene recepito su computer. Dopodiché lo portano anche su console. Non c'è nessun motivo per cui un gioco del genere non arrivi su console. Per il semplice motivo che è a livello tecnico e a livello di motore grafico esattamente come il 4. Per cui non è che possono dire ma il 4 girava e questo no. Per cui le abilità, giustamente. Vediamo se ci spiegano di nuovo. Allora, occasionalmente i nemici uccisi lasciano cadere degli oggetti. Esegui attacchi corpo a corpo e guarisci. No, gli oggetti. Tieni premuto. Perfetto. Ok. Usa. Buongiorno Gorion, buongiorno. Come stai? I have decided to personally address situation by joining EDF and petitioning for creation of committee to rectify issue. Giochi solo a Fortnite? Vabbè, se ti piace è giusto che ci giochi, insomma. E invece per guardare magari qualche serie su YouTube ti capita mai, eventualmente, di guardare qualche walkthrough, giusto per capirci un attimo? Perché io nel canale YouTube, per esempio, ne ho davvero davvero tante, ecco. Ne ho davvero davvero tante. E qua vi ricordo ovviamente, porca puttana, i tori. I social. Ok. Ehi, mi ha preso lo stesso. Per fortuna che questo pompa è un cecchino. Prende anche a 30 km di distanza. Tipo qua. Ok, e ce n'è un altro. Purtroppo l'avevo anche preso in realtà con lì, in parte. Ok. Siamo a posto? Sì, dai, perfetto.
Perfetto. Allora, bene, oggi domani male perché si torna al lavoro. Ah, eh beh, classico, classico. No, io invece mi sa che mi farò tutte le settimane in cassa integrazione. Per cui tanto tempo libero, tra virgolette, che in realtà no, perché sono sempre qua. E pochi soldi. Pochi soldi. Volevo un equilibrio, però va bene, dai. Sounds like a mayday. Let's see. Damn thing's busted. Is that an SOS in your tower? Or are you just happy to see me? I guess I better find whoever that is. Before something big and nasty gets there first. Come beato me, come beato me. Sono i soldi che servono per campare. Con la cassa integrazione ne prendo pochi, 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 pochi. Pochi, pochi, pochi. Allora, andiamo giù. Raggiunge la torre di comunicazione. Questa roba qua. Fermi tutti perché ho sentito dei rumori. No. Sai che è tipo lo scudo. Vabbè, ok, avanti. Ho preso tutto qua quello che c'era da prendere. Qualche oggetto luminoso, qualche munizione. Vediamo un attimo, perché qua cominciano a scarseggiare già le cose, eh. Neanche fossimo un Resident Evil, la difficoltà estrema, cartucce più 10. Eh beh, meglio di niente, dai, ok. E anche delle salute, ottimo. Allora, a me basterebbero quelli della cassa integrazione per stare a casa e non fare nulla. Ah beh, sì, sono d'accordo, hai ragione, hai ragione. Oppure il reddito di cittadinanza, insomma. È vero, io l'ho sempre detto. Quando arriverò a prendere 500 euro al mese tramite YouTube, Twitch, eccetera, eccetera, io mollo il lavoro e mi metto a fare solo queste robe qua. Che preferisco essere povero ma felice piuttosto che povero ma infelice, ecco. Perché anche col lavoro che faccio rimango comunque povero, Allora. Allegato lancia granate. Ok, questa cosa qua c'era? Beh, penso di sì. Allegato lancia granate, va bene. Come si usa? Ah, con il click destro, ok, giusto, va bene. E sono 4 che ne ho, vabbè. La vita a posto, andiamo avanti. Oh, questi qua. Una vecchia conoscenza. Allora, due in uno. Bisogna anche lesionare sui colpi qua. Boom. Ah, non sei morto con una granata? Va bene. Che cazzo? Anche i cadaveri mi attaccano, eh. Bisogna giocare un po' sulla difensiva delle volte. Tu sei cattivo, mi pare. Cazzo, che cazzo ho dietro? Una porca di quella vacca, possibile. Ah, sono quelli corazzati sul fronte. Che venisse del bene, cacchio. Allora. Cosa abbiamo qua? Granate sui fucili, ok. Io volevo fare una cosa, ma mi serve una persona qui nel canale che in questo momento non c'è. Ah, ok, ok, ho capito. Va bene, grazie, grazie. Grazie, non lo so cos'è, intuito, eh. Mi sto solo chiedendo però chi è questa persona. Comunque come spartito ignorante è piuttosto valido, anche se migliori per me sono quelli dei ID Software. Ma tipo intendi Doom e compagnia bella? Secondo me non sono così ignoranti. Se Sam raggiunge un livello di ignoranza che è senza paragoni, perché anche se prendiamo ipoteticamente un painkiller come riferimento, painkiller è vero che c'erano ondate di nemici apparentemente senza un senso, ma tutte le battute stupide che fanno in Serious Sam non ci sono, eh. Cioè Serious Sam è proprio trash, è uno spartuto trash, avete capito? Molto molto trash. Spartuti trash non ce ne sono così tanti, per il mio painkiller. A livello di nemici, di quantità, non ci arriva, cioè ci arriva vicino ma non così tanto, e comunque no, non è trash, ecco. E le bombole? Va bene, porca vacca. Comunque è bello, cioè, se Serious Sam sono arrivati a fare 7 o 8 capitoli tra spin-off, eccetera, 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 insomma un motivo c'è, insomma. Che poi capitoli anche sparatutto, non solo sparatutto e tanto altro, tipo Serious Sam Bogus Tour non è neanche uno sparatutto. È un altro genere di giochi che non mi ricordo, anche perché mi manca, se devo essere sincero. Però
evidentemente ha il suo perché, ecco. Poi sono bravi perché comunque sviluppano e si pubblicano da soli, eh. Rage ad esempio è ignorante, sì, ma non come questo, perché Rage comunque ha una bella trama, eh. Rage ha una trama molto sviluppata. Adesso il primo capitolo non me lo ricordo bene, ma il secondo non me lo ricordo come così ignorante, ecco. Poi boh, magari mi ricordo male, è passato del tempo. Rage 2 io l'ho apprezzato moltissimo, se devo essere sincero, nonostante i suoi difetti, la sua boh, banalità su alcune cose, ecco. Però fanculo tutti. Ma qualcosa per la lunga distanza ce la daranno prima o poi. Bene. No, la salute era meglio tenerla per dopo. Va bene, dai. No, speravo di prendere quello di sopra e invece niente. Allora, prova la sala di controllo ed apri le porte. Vediamo. Io l'ho finito Rage 2, ma non mi ha lasciato niente. Allora, Rage 2 ha un gunplay delle armi bellissimo, secondo me. D'altronde quella parte è curata da ID Software, se non ricordo male. Le armi si ricaricano più velocemente. Doppia impugnatura, pistole e armi a una mano. Questo qua per il momento. Ok. Adesso un po' alla volta leggo, ci provo perlomeno. Non è facile, sapete. Allora, questo gioco è uscito sul Game Pass? No, Paolo, non ci siamo proprio. A meno che tu ne intenda Rage 2, ma questo gioco su Game Pass no, non esiste neanche su console. Vediamo un attimo. Di là c'è qualcosa di interessante. E il nostro obiettivo è di là. Quindi questo qua. Vediamo, c'è qualcosa lì. Ah, qua sotto, credo. La porta è chiusa a chiave. Ah, va bene. Allora andiamo di qua. Sì. Non promettono bene queste cose. Ecco, esatto, esatto. Valerio dice bene che è uscito Serious Sam 4. Ok, ok, ci sta. Porca di quella. Ah, mi hanno chiuso dentro. Bene, dai. Fanculo. E attenzione alle fiamme. Mi sembra di giocare tipo a Star Wars, cazzo. Tutti sti cosi laser in giro. Avete presente quando Darth Vader tipo va a prendere Leia? Uguale, uguale. Va bene, perché sono abituato a mirare con la pistola. Vabbè, allora, vediamo un attimo. Quello lì è un kit medico che andrebbe usato dopo. Usarlo adesso è uno spreco totale. Quindi andiamo avanti, aspettiamo un secondo. Che posto di merda, oh. Mi sono fatto un gran male. Porca vacca, usare le granate da vicino. Non me l'immaginavo, eh. What the fuck? Oh, ok, per fortuna l'ho sfruttata quella cosa lì. Allora, ma ancora? E che cazzo? Posto di merda. Qua ci danno la doppietta, mi sa, no? Ok. Bello è che indietreggiare con le fiamme che mi bruciano il culo, non proprio al massimo. Allora, vediamo un attimo. Allora, emergency. Questo qua dovrebbe usare il doppio dei colpi del pompa, vero? Ogni volta, sì. Ma i colpi sono sempre quelli, però. Salute piena. Boom! Niente, non esplode, eh. Che cazzo volete? Oh, mamma mia. Ma io me ne vado un attimo, tipo. Anzi, facciamo così.
Ma che cazzo vuoi? Ah, non ho più colpi, bene dai. Porca puttana. Ma tipo un secondo di pausa ogni tanto? Ok. Ma corpo a corpo, ma perché me lo fa ogni tanto no? Ah, perché non è un colpo corpo a corpo, è proprio un'animazione. Ma allora è una gran stronzata, ho capito, dai. Ho capito. Allora. No, va bene. Ma poi quella cosa là l'ho presa? Prova la sala di controllo e apri le porte. Vediamo un attimo. A me servirebbero munizioni di un qualche tipo. Fucile d'assalto. Ma il fucile d'assalto non ce l'ho ancora. Allora, guardiamo un attimo là dentro. Parla come Duke Nukem. Sì, vagamente, vagamente. Ecco, Duke Nukem è uno sparatutto ignorante come questo. Bravo Paolo, bravo. Duke Nukem credo sia un piccolo rivale di Serious Sam, non a livelli di nemici, ecco, ma di ignoranza, questo sì. Questo sì. Bello, bello. Ecco, un bel reboot di Duke Nukem, cazzo. Mamma mia, io non so cosa stanno aspettando a comprare quella IP e farla risorgere di nuovo, perché meriterebbe tantissimo, mamma mia. Mamma mia. Allora, andiamo su per di qua. Comunque è strano che trovi fucile, i colpi per fucile d'assalto e non il fucile d'assalto. Ma... no. Brutti, infami. E là? Quanti colpi ho qua? 21 del pompa. E 31 granate però. Va bene, dai. Allora, un po' di cartucce, qua niente. Mi sa che devo velocizzare un attimo il mouse. Ok, adesso così va bene. Sentiamo il nastro. I was not asked for identification upon arrival, as all security personnel are deceased. Also, scattered body parts are in violation of health code paragraph 5. Ecco, Rage 2 è troppo corto, sono d'accordo, sono d'accordo. Rage 2 è molto molto corto, considerando che è anche un open world. È molto molto corto. Per fortuna che con l'espansione e l'avvento dei fantasmi l'hanno un po' allungato, ecco, però è corto come gioco. Su Crysis 4 non ho grandi aspettative, no. Allora, io non mi sono informato bene a riguardo, ma quando Crysis 1, 2 e 3 furono pubblicati, allora ricordo che il 2 e il 3 erano pubblicati sotto l'ala protettrice di EA, che quindi finanziava con tanti tanti bei soldini, per cui veniva fuori un risultato buono anche grazie a quello. E non sto dicendo che Crytek pecchi di talento, sto dicendo che pecchi di soldi, perché Ant Showdown, che è il suo ultimo prodotto assieme a Robinson, quello per il VR, ok. Cioè, a mio parere non hanno i soldi per fare un Crysis 4 all'altezza del 3. Questo è quello che penso. A meno che non si metta qualche publisher in mezzo e li aiuti, perché loro, guardate che non ci siamo, Cioè, Ant Showdown, per quanto possa essere bello, originale, quello che volete come gioco, a livello di grafica è molto sottotono, Cioè, io credo che sia peggio di Crysis 3 e 4. Le animazioni poi a livello di PlayStation 2, praticamente, delle morti, è qualcosa di scandaloso. E in 4-5 anni non li hanno mai... migliorate, o comunque poco poco niente, sono tuttora brutte, ecco. Per cui un Crysis 4 fatto da loro come studio indipendente, non so onestamente cosa possa venire fuori, se devo essere sincero. E non mi aspetto un gioco bello come Crysis 3 alla fine, perché Crysis 3 ha avuto dei difetti, ok, ha venduto relativamente meno delle aspettative, eccetera eccetera, ma non era un brutto gioco, ecco, era fatto bene a livello tecnico. Crysis 4 non mi aspetto un gioco fatto tecnicamente bene. Ecco, per quei motivi che vi ho detto 2 secondi fa. Dopo non so, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa riguardo di questo ragionamento, per curiosità? E sono curioso anch'io, Le mie sono previsioni e ipotesi, non sono certezze, ecco. Porca vacca.
Mamma mia, che posto di merda. Con le colonne poi, porca vacca. Oh, scatta, Sam, scatta, cazzo. Non so chi sia il publisher di Crysis 4, Non so se lo abbiano già annunciato o meno, ma non credo. Non credo, forse magari lo cercheranno, hai capito? E si sono già messi d'accordo con qualcuno. Chi lo sa, chi lo sa? Io spero sia così. Allora, qua la salute niente, niente. Ok, andiamo indietro. Ciao Abraxos, ciao, come stai? Allora, questo qua purtroppo lo sprechiamo, va bene. Ci vorrà un bel po' di tempo. Sì, indubbiamente, ecco. Chi lo farà Crysis 4? Come chi lo farà? Crytek, no? È uno sviluppatore, ha annunciato Crysis 4, sarebbe il colmo se lo facesse qualcun altro. Ah, sti simpaticoni. Porca vacca. Due di quelli assieme? No, buono. Porca puttana. Ah, niente, qua morirò. Oh, ma che cazzo rompete i coglioni? Allora, io non so come Zeb89 possa giocare a un gioco del genere a difficoltà folle, tipo. Boh, bisogna essere veramente dei talenti nati, cazzo. Vabbè, dai. Adesso, per carità, non è che sia iper difficile per ora, ma giocare a difficoltà folle o quello che è, boh. C'è qualche oggetto qua da prendere, no? Vabbè. Crysis 4 uscirà solo per PS5 e Xbox Series X? Al 99,9% sì. Sì, perché credo sarà troppo pesante, ecco. Poi non è detto, dipende da che motore grafico useranno, ecco. Perché se Ant Showdown gira... Ma chi è che mi sta sparando? Ah, tu, lì sopra. Ok. Se Ant Showdown gira su PS4 e Xbox, potrebbe anche essere che si giri Crysis 4, magari con qualche compromesso evidente, immagino, ma non credo. Secondo me Crysis 4 deve essere proprio un gioco all'avanguardia, uno status symbol, diciamo, del motore grafico, per cui non so, spereremo, vedremo, insomma, ecco. Speriamo bene. Che cazzo è che c'è qua in giro? Okay. Fuck. Nah, non c'era bisogno di usare la granata lì, va bene, dai. Ma io dove cacchio sto andando? Che l'obiettivo è dall'altra parte, tipo. Ok. Ciao Fragomeli, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio. Allora. Oh, lo scorpioncino, tieni. Non è morto, Nonostante una granata in faccia, è bello resistente. Io qua sento che devo esplorare meglio. Allora. Qua c'è un ascensore, eppure non lo so, non sono convinto, vediamo un attimo. Dei titoli di prossima uscita quali porterei sul canale? Allora, mi piacerebbe portare Dying Light 2, però devo vedere un attimo come vanno le finanze, ecco. Devo vedere un attimo. Poi boh. Mi piacerebbe anche portare Pokémon Leggenda di Arceus, ma non l'ho comprato per il momento, a meno che non succedano qualche miracolo, e non credo, insomma.
E dopo Elden Ring, al 99%. Però non è detto, finché non arriva non è mai detto, non è mai detto. Purtroppo io, ragazzi, lo sapete che non sono un canale grande, ecco. Un canale grande, sapete che può spendere 60 euro per un gioco, anche se ipoteticamente già glielo regalano, secondo me. E dopo li riprende facendo la serie. Io quando compro un gioco da 60 euro, sì e no, che prendo 4 euro in ritorno, per cui devo un attimo valutare, ecco. 4 euro quando faccio 40-50 puntate, perché se il gioco mi costa 60 euro e faccio 8 puntate, sì e no che prendo un euro tipo. Vabbè, insomma, è così. Ma quella zona là, dove c'era il coso giallo tipo... Ah, si è aperto finalmente. Ok, ecco, proprio qua intendevo io. Vita, vita, ok. Il fucile d'assalto. Che è una AK-74, ho letto. Sì, magari basta cazzeggiare. Che cazzo? No, ma questo posto qua è troppo stretto per sta gente qua. Non va bene. Non va bene per i kamikaze. Porca di quella puttana. Ehi, kamikaze lanciati dall'alto. Bene, dai. No? Ma vaffanculo. Porca troia. Va. Ok. Prendiamo un po' di cose. E mi prendo anche il medikit qua dietro, dato che altrimenti rimane... Si spreca, insomma. Ecco, perfetto. E vediamo di andare avanti. Allora, un po' di corazza. Cosa da prendere qua? Non ne vedo. Qua sopra, là c'è qualcosa. Qua sotto anche mi sembra di aver visto qualcosa. Munizioni per l'AR. Ok. Qua niente. Va bene. Allora, se di là c'è l'obiettivo, io voglio controllare di qua cosa abbiamo. Cartucce. Questo. Ovviamente qua mettiamo la doppietta per il momento. Facciamo sempre tempo a cambiare. Bene. E in bocca al lupo a me. Porca vacca. Questo qua sembra molto copiato da Doom, eh. Cazzo. Che cazzo? Ah, ok. Una mina che mi corre dietro. Bene, dai. Una mina rotolante. Buono. No. Granata contro granata. No. Bene. Un altro po' di relax. Ottimo. Qua ovviamente vi ricordo sempre i social per aiutarmi a crescere e a far crescere la community tutti insieme, insomma, che non si sa mai, specialmente Instagram e anche Twitch, per chi vedrà il video in differita su YouTube. Ricordatevi che questa live è venuta appunto in anteprima su Twitch. Allora, basta, direi che qua colpi AR, bene. Il tipo che spara è esatto il Mancubus, bravissimo, bravissimo. Il Mancubus è veramente fortemente ispirato a quello, ecco. Qua non mi interessano i collezionabili in Sirius Sam. Sarò strano io, però vabbè.
Che dopo in realtà... Vabbè, niente, niente. Allora. Ah, è un salto questo. Ah, ho capito. Qua prevedo già del casino, cazzo. Prevedo già un bel po' di casino io qua. La porta è chiusa a chiave. Cioè, ma che cazzo di mappa è questa qua? È tipo una piattaforma arena da Quake 3. Bene, dai. No, in realtà volevo andare qua sotto io. Vediamo un attimo. Perché questo qua... Armatura 10. Ok, rimani lì che ti prendo dopo, va bene? Non ci sono mica delle munizioni qua da prendere. Ecco, la salute va bene. Più che altro devo capire come... Come far triggerare, diciamo, i nemici qua. Ma porca vacca, ho sbagliato. Perfetto, vediamo qua cosa abbiamo. Granate. Distorsione temporale. Una volta impiegato questo antico manufatto siriano genererà un grande campo di distorsione di Cronon. All'interno di questa bolla temporale tutti i nemici e i loro proiettili verranno notevolmente rallentati, mentre l'utente continuerà a muoversi normalmente. Ok, e qua invece abbiamo un potenziamento. Ottimo. E prima i mostri che sparavano le spore sono chiaramente un'eccezione dei bloater di The Last of Us. Ah, sì, è vero, è vero. È vero, chiamiamola citazione. Sì, dai, potrebbe essere una citazione. Dopo, alla fine, essere originale nel 2022 dopo aver visto 7 miliardi di film e videogiochi è impossibile, però... Ok. Aumenta la velocità di tiro dopo la ricarica. Ottiene il 50% di, in più ai danni radiali, di resistenza ai danni radiali. Ok. Avanti tutta con la ricarica. Infliggi più danni quando la salute è bassa. Spero di non arrivarci mai, onestamente, per cui non fa per me quel coso lì. E... Porca... Ah, bene, dai. Proprio lì doveva andare qualcosa lì. Via, 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 via. Cazzo. Ok. Merda, me lo sono sparato in faccia, però va bene, dai. Eeeh, ok. Stavo andando a prendere le munizioni e mi sono spawnati i nemici. Fanculo. È un posto un po' di merda, eh. Andiamo a prendere un po' di... Pure questi? Bene, dai. Ma non va bene così. Aio, il danno da caduta. Cioè, ho evitato l'esplosione del kamikaze e mi sono fracassato le gambe. Bene, dai. È bellissima sta mappa qua, cazzo di cane. Perché dà un sacco di possibilità. Che dopo sia facile con un altro paio di maniche. È tutto affollato sto posto. Bene, dai. Fuori di testa. Ah, ok. Vabbè, oh. Via, 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 via. Un po' di tranquillità sembrerebbe. Chi cazzo è che mi spara? Aio. Spero siano morti. Ho fatto fuori tutto quello che c'era in giro, tutto. Tutte le risorse che c'erano le ho usate praticamente. Tutti i caschetti in più, le bende. Non è rimasto un cacchio. La disperazione, cazzo. Va bene, dai. No, prendiamo le ultime due cosine che ho visto delle munizioni in qua in là. Armatura, va bene. Poi
c'è qualcosa là sotto. Qua niente, tutta salute purtroppo. Allora, la musica per il copyright? No, no, questa musica qua, questo tipo di colonna sonora non credo che faccia partire il copyright. Spero, insomma. Se così fosse, colpa tua Paolo, eh. Colpa tua che porti sfortuna. Allora, andiamo là sopra. Ok. Come siamo messi qua? Vediamo. Qua niente. Va bene. Capitolo 1, odore di petrolio. Va bene. Ok, e questa è fatta.